Un cordiale saluto a tutti i nostri amici di Diritto di Cronaca. Siamo con l'amico Alcide Simonetti per una nuova puntata di approfondimento di Diritto di Cronaca. E in questa puntata parleremo di sicurezza stradale, quelli che sono i fattori di rischio, le conseguenze, che cosa accade, come dovrebbe essere il comportamento per diciamo ottenere un miglior risultato a basso rischio. Siccome siamo tutti fruitori della strada con le automobili o come pedoni, cercheremo di fare un focus di approfondimento su questa tematica e magari partendo proprio da quelli che sono gli elementi di maggior pericolo quando magari si è alla guida, no? A partire dalla distrazione in generale o dal telefonino, che oramai è spesso usato in automobile, nonostante ci siano molti presidi che sono utili per utilizzarlo, no? L'imprudenza, che è un altro elemento molto, molto forte, così come l'alta velocità, l'alcol, il livello alcolemico. E ci chiediamo anche se il fumo, chi fuma mentre è alla guida, è un potenziale pericolo in più per chi, diciamo, è sulla strada in quel momento. Quindi ti passo la parola volentieri, ecco, per cominciare questa discussione. Ti ringrazio Manuela, un saluto a tutti. Speravo che oggi ci fosse qualche ospite con noi che potesse Lo faremo, lo interloquire faremo, lo su faremo. questo argomento e sugli altri argomenti che sono in programma nelle prossime settimane. Il tema, sì, hai ragione, il tema della sicurezza stradale è un tema nodale in una società moderna, in una società dove sempre di più la circolazione, l'avvenibilità con i mezzi meccanici, gli autoveicoli, è fondamentale per gli spostamenti dei cittadini e quindi sicuramente è un punto centrale per la costruzione di una società, diciamo, moderna. E sulla base, di una sicurezza stradale, viene fuori, anche una tipologia di società, in termini di sicurezza e E anche di vivibilità, no? Della società. Chiaramente vengono coinvolte diverse istituzioni, no? Per questo argomento. Infatti, parlare di sicurezza stradale non può, non è un argomento che riguarda solo una branca o una parte delle istituzioni, ma è un sistema dove interagiscono le varie istituzioni, Certo. tipo i lavori pubblici, tipo la sanità stessa, gli organi di informazione, le scuole. È tutto, e quindi è un sistema dove tutte le istituzioni interagiscono al fine, poi qual è il fine di questa interazione? È finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali. Tutto Certo, qui, tra l'altro sottolineiamo il lavoro delle forze di polizia nelle scuole, no? È un lavoro continuo, costante per sensibilizzare i ragazzi che saranno i futuri poi fruitori della strada con le certamente. automobili, ecco. Ricordiamo che la causa di morte, soprattutto tra i giovani, è generato dagli incidenti stradali. Mi pare, se non sbaglio, negli ultimi dati, negli ultimi anni, circa ogni anno in Italia si verificano oltre 60.000 incidenti stradali, di cui oltre 1.000-1.500 sono mortali. Che è un elemento allarmante. Allarmante perché nemmeno nelle guerre tecnologiche di oggi ci sono tutti questi morti, insomma, e Certo. quindi voglio dire, è un fa e poi tra l'altro, soprattutto riguarda molto i giovani. Il tasso di mortalità per incidenti stradali in età giovanile è altissimo, tra i 15 e i 40 anni è molto alto. E quindi Quindi è un problema importante e nodale nelle società certo, un moderne. problema enorme, Alcide, ma che secondo te come potrebbe essere affrontato per, diciamo così, migliorare il dato? Cioè, quali elementi dovremmo cominciare a prendere in considerazione? Purtroppo non so risponderti perché se avessi questa ricetta magica risolveremmo tutti i Certo, problemi. certo, certo. Sta di fatto Però probabilmente la che prevenzione l'unico non basta. sistema che l'unico miglior sistema per poter migliorare questi dati e migliorare
la circolazione stradale, la viabilità stradale e prevenire gli incidenti stradali, in primo luogo, a mio avviso, la cosa più importante è che tutti i cittadini, ovviamente parlo anche in modo come autocritica, rispettiamo le regole, soprattutto le regole del codice della strada. Quindi è fondamentale a seguire le regole del codice della strada, certo. Dove il codice della strada è una guida normativa più importante per il comportamento dei fruitori della circolazione. Però Alcide, tu sai bene che diciamo questo problema, che oramai riguarda tutti, è diventato un problema al quale si guarda anche utilizzando, comunque si guarda verso questo problema nella direzione di installazione di strumenti di prevenzione quali gli autovelox, che certo. Comunque sono dei presidi che dovrebbero garantire, almeno in determinati punti della strada, un livello di velocità certo. Adeguato. Ecco. Certo, il nostro sistema, come dicevi, è basato sulla prevenzione attraverso tutti questi sistemi, le norme comportamentali e i sistemi di rilevamento della velocità ed altro, tutti questi strumenti tecnici ormai moderni che sono utili a prevenire gli incidenti e sono utili perché poi uno degli elementi più importanti e caratterizzanti gli incidenti stradali avviene a causa della velocità. Soprattutto dalla velocità negli ultimi tempi, e quindi questi sistemi sono da deterrente a diminuire la velocità dei soggetti che fruiscono delle strade, degli automobilisti, e quindi è un deterrente preventivo non ha solo una funzione repressiva, ma preventiva per diminuire la velocità degli automobilisti. Però io quello che volevo domandarti è questo. Se gli autovelox hanno questa funzione preventiva, ce l'hanno in un determinato punto della strada. Adesso prendiamo una strada a noi vicina, la strada delle Terme, no? La 283 che collega Spezzano fino a Guardia Piemontese. È installato uno, due, tre, quelli che sono, sì. In particolari punti sono installati questi autovelox. Chiaramente gli automobilisti che sanno in quel tratto di strada, o comunque in quel punto preciso della strada, rallentano perché si abbassa la velocità, ma è veramente poi utile per quanto riguarda la sicurezza in generale su quella strada, che è una strada lunga, cioè potrebbe verificarsi un incidente in un altro punto. Tutto è opinabile, sì. Ma l'installazione, i punti di installazione degli autovelox o dei tutor o di tutti questi sistemi elettronici di rilevamento della velocità si basano su norme tecniche che poi le amministrazioni o le istituzioni a che livello vengono installate, provinciale, regionale o a livello in autostrada nazionale, si basano solo devono essere conformi a delle norme tecniche previste dalla legge e dai vari regolamenti ministeriali. Quindi tutte queste installazioni avvengono sulla base di una valutazione prescrittiva, scientifica e normativa che tutte le amministrazioni, i titolari e i proprietari delle strade devono necessariamente conformarsi. Quindi è un problema, diciamo, tra virgolette, di conformazione alla fine in base a un regolamento. Un regolamento tecnico, scientifico anche, perché, okay. Che dovrebbe essere utile alla prevenzione del fenomeno, della velocità, è chiaro. Apro parentesi, dico, non solo la velocità è uno degli elementi, ma come dicevi tu prima, come avevi accennato tu, c'è anche il fatto che spesso gli incidenti, ci sono molteplici motivi, le cause degli incidenti, ma poi uno degli elementi che stanno emergendo nelle statistiche è quello della distrazione.
distrazione da telefonino, da fumo ed altro. Questi sono, tant'è vero che nella riforma del codice della strada, ultimo praticamente, la distrazione, chi viene, diciamo, chi trasgredisce guidando e parlando con il telefono e il cellulare, ha delle sanzioni rigorosissime che arrivano pure fino al ritiro della patente. È una cosa chiaramente interessante. E questa è una funzione deterrente, sia preventiva ma anche repressiva. È uno degli elementi dove lo Stato, l'ordinamento statuale, utilizza la repressione per come deterrente, una vera e propria repressione per come deterrente, al fine di diminuire ovviamente la comunità dei fenomeno, incidenti. Chiaramente, tornando un attimo agli autovelox, al cile di questi giorni un'inchiesta della Procura della Repubblica di Castelguillo, sì, del procuratore Facciolo, sì, il quale praticamente ha aperto un focus sul vero utilizzo degli autovelox sul nostro territorio, in particolare sulla SS106, sulla statale 106, e Facciolo in una sua dichiarazione dice: temiamo che questi impianti siano stati montati non proprio per la sicurezza ma piuttosto per fare cassa. L'indagine, continua il procuratore, è in corso e stiamo verificando l'appropriatezza tecnica, la conformità, il posizionamento degli impianti e naturalmente anche tutto ciò che porta appunto il denaro alle casse dei comuni interessati. Questa è una cosa importante, perché se questi autovelox fossero stati installati per far cassa, diventerebbe un fatto grave, perché non si basa più su quello che dicevi prima tu, ossia la sicurezza dei cittadini, ma cercare di portare il denaro alle casse comunali. È quello che dicevamo prima. Io su questo tema, dato che c'è una indagine in corso, aspetterei gli esiti dell'indagine, quindi non sappiamo. Certo, non tiriamo somme oggi, non facciamo nessun processo. Certo, ovviamente certo. È un problema che ha sollevato in questa zona il procuratore Facciolla, ma non è solo un problema di questo territorio, ma è un problema un po', diciamo, che si estende in tutti i territori nazionali, certo. Perché spesso si utilizzano in modo illegittimo e abusando della normativa per ragioni non relative alla prevenzione della stradale, che con cui lo spirito della legge ha introdotto questi sistemi di regolamento della velocità, ma per altre ragioni istituzionali. Spesso i comuni, attraverso gli introiti derivanti dalle multe stradali, sistemano o rafforzano i loro bilanci comunali ed altro. E chiaramente è una cosa allarmante questa, però. Scusate, è certamente allarmante. È il procuratore Facciolo, che è persona un magistrato di grande esperienza e molto sensibile alle tematiche del territorio, ovviamente ha voluto, come giustamente anche per il ruolo che ha voluto verificare che questo utilizzo in tutto il territorio del Cosentino, dell'Alto Ionio, praticamente sia nelle regole, e questo fa bene. Certo. Perché fa chiarezza e verifica la legittimità di questi impianti installati. Certo. Impianti installati che comunque faccio rilevare che molti giudici di pace hanno già stigmatizzato nelle loro sentenze, dichiarando la legittimità spesso di provvedimenti, delle sanzioni ai presunti trasgressori. Ma quello che ti voglio chiedere oggi è: i cittadini che subiscono, tra virgolette, una multa che potrebbe essere ingiusta, poi in mano che strumento hanno per difendersi? Cioè, fare un ricorso prima era gratuito, adesso invece lo Stato ha introdotto una cifra da pagare. Allora, come funziona? Ovviamente chiarisco, io sono avvocato, ma non mi interesso in materia di circolazione stradale, questo lo voglio dire per un fatto. Vabbè, ma a livello normativo. Dico solo per un fatto informativo.
ci sono ovviamente vari strumenti giudiziari per opporsi a delle multe che il cittadino ritenga illegittime. Certo. Ovviamente i costi non sono esorbitanti, però portano a diciamo un costo per il cittadino, perché bisogna pagare sulla base del valore della multa diciamo un contributo unificato. Di solito fino a 1.100 euro, se la multa arriva fino a 1.100 euro, praticamente il contributo è di 43 euro. Ovviamente poi ci sono le spese di spedizione, certo, ed altro, quindi sono spesso, che cosa avviene? Avviene che le multe che vengono notificate dai comuni, dalle polizie municipali dei vari comuni, notificano multe diciamo non eccessivamente esose, a volte si parla se si supera diciamo pochi chilometri, si va tra i 50, tra i 70 e 80 euro della multa. E allora spesso il cittadino, sebbene la multa sia illegittima, spesso a volte non procede a opporsi al giudice di pace, ma praticamente preferisce pagare, e qui praticamente giocano, a volte si potrebbe giocare diciamo un atteggiamento diciamo di abuso da parte delle amministrazioni, che in questo modo riescono a svignarsela dal ricorso. Certo. Ma di fatto comunque c'è la possibilità da parte dei cittadini di fare ricorso o al prefetto oppure al giudice di pace. Ok, per quanto riguarda la questione della sicurezza, io stamattina ho piacere a leggere un report che l'associazione Basta Vittime sulla 106 ha presentato nei mesi scorsi, e riguarda una finestra temporale di 5 anni che va dal 2013 al 2017. Loro hanno praticamente monitorato la statale 106 nella sua interezza del tratto calabrese, e il dato che è emerso è che in questi 5 anni sono stati contati ben 106 morti. Purtroppo. È un dato veramente enorme, perché tra l'altro la media è di circa 22 vittime all'anno. E la cosa interessante che fa emergere l'associazione Basta Vittime sulla strada è che c'è un andamento di mortalità, leggo proprio le dichiarazioni dell'associazione, in costante sulla statale 106. 21 sono le vittime nel 2013, nel 2014 sono 14, 22 nel 2015, 32 nel 2016, che risulta essere l'anno peggiore di questa loro indagine, e 17 nel 2017. Di queste 106 vittime, continuo a leggere, 29 sono state le donne, 77 gli uomini, e di 106 vittime 24 nella provincia di Catanzaro e 33 nella provincia di Cosenza, poi che ha un'estensione di 113 km, poi 20 nella provincia di Crotone e 29 nella provincia di Reggio Calabria. Insomma, in questi 5 anni considerati si sono registrati, abbiamo detto, già 22 incidenti mortali, 22 vittime in media ogni anno, e per un totale di quasi 2 vittime al mese. E il tratto peggiore, quindi quello definito con il bollino rosso, cioè il tratto che ha il più alto tasso di mortalità stradale, è quello di Trebisacce Corigliano, che ha riportato 28 vittime sulle 33 totali nella provincia di Cosenza. Segue quello, il tratto fra Cileo Marina e Isola Capo Rizzuto, che ha riportato 18 vittime sulle 20 nella provincia, e poi infine il tratto fra Catanzaro e Guardavalle con 20 vittime su 34. Una strada veramente infernale, pericolosissima, che è però un grosso problema, c'è molto vicino, che genera grandi tragedie di famiglie dove rimangono dilaniate da queste decessi di incidenti stradali. E il problema è che la
strada, la 106, bisogna, bisogna incidere con una grande opera, altrimenti il problema rimarrà sempre. Com'è la situazione in questo momento? Penso che se non si incide, se le istituzioni, sia a livello nazionale sia a livello locale, non prendono coscienza di incidere con una grande opera che poi può diventare anche volano di sviluppo o come grande strada di grande viabilità per anche il commercio ed altro, sicuramente non si risolverà. Cioè, avremo sempre queste morti, purtroppo queste morti. Queste risolvate, dici tu, si rincorreranno purtroppo negli anni. Ed è una cosa anche, diciamo, non solo da un punto di vista veramente umano, no? La morte di giovani, di famiglie spezzate ed altro, ma è un fatto anche economico. Tu parlavi che il punto nevralgico dove avvengono maggiori, diciamo, incidenti è tratto da Trebisacce e Corigliano. Sì. Questo è il risultato che è emerso da questo è il, è il risultato, è anche da un punto di vista economico. Com'è possibile che nella zona più, dove vi è il più alto tasso di produttività e di reddito della provincia di Cosenza, dove c'è un porto, dove c'è un grande potenziale di sviluppo economico, abbiamo delle strade, delle arterie che sono assolutamente inadeguate ai tempi moderni. Questo è proprio espressione non solo della tragedia e della incuria delle nostre classi dirigenti locali, ma espressione proprio del divario ormai e dell'abbandono della nostra regione rispetto alle altre regioni italiane, e questo è inaccettabile, al di là delle tragedie umane che sono la cosa più che coinvolge tutti noi cittadini calabresi. E quindi è fondamentale insomma acquisire un atteggiamento corretto nei confronti della strada, nei confronti della guida, non distrarsi, essere rispettosi di quelle che sono appunto le normative del codice della strada. E con questo vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguiti e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie. Arrivederci e buona giornata a voi.